Le elezioni amministrative nel Lazio, eletti nuovi sindaci dopo i ballottaggi di ieri. A Piedimonte San Germano, omicidio del piccolo Gabriel, niente ergastolo al padre, Feroleto dovrà scontare 24 anni di carcere. È stato trovato morto sotto il ponte di Ariccia, il 18enne di Roma scomparso di casa. La truffa immobiliare nella capitale, 5 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza. Civita Castellana, proiettili a farmacia e centro analisi a firma dei Novax. I rifiuti nella Frusinate, chiude temporaneamente la SAF, trovate tracce di zinco. Il Lazio che dona, questo l'evento che si è tenuto ieri presso la ASL di Rieti. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati, nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo prima di concentrarci sulla cronaca con l'ampia pagina della politica. Si è conclusa anche questa tornata elettorale con le elezioni amministrative anche nel Lazio. Allora vogliamo farvi sentire le dichiarazioni lasciate dai primi cittadini che sono stati eletti. Allora partiamo dalla capitale, andiamo a vedere il ballottaggio, come si è concluso con la percentuale. Eccolo qui, c'erano al ballottaggio Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, che è il nuovo sindaco di Roma. La percentuale, il 60,15% totalizzato da Gualtieri, il 39,85% invece da Michetti. Allora, subito andiamo a sentire le prime dichiarazioni a caldo rilasciate dal nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Dopo il bellissimo risultato al primo turno, adesso una grande vittoria. Tutta Italia del centro-sinistra, che dimostra che con l'unità, con la serietà, con la determinazione, con la visione e con la concretezza si vince e si governa. E noi, ora che abbiamo vinto bene in questa città, noi lavoreremo non solo per amministrarla, ma per governarla e per cambiarla. E questo è stato il risultato dunque delle amministrative a Roma. A Latina viene riconfermato sindaco Damiano Coletta con il 54,90%, dunque ha sconfitto Vincenzo Zaccheo, espressione di centrodestra, che si è fermato con questa percentuale, 45,10%. Questa è stata un po' una sorpresa dunque, viste le percentuali del primo turno. E allora anche in questo caso le dichiarazioni del sindaco Coletta. Oggi guardo il cielo e guardo tutta questa gente e oggi guardo Latina come l'ho guardata sin dal primo giorno, al netto anche di certi errori che posso aver commesso, ma io credo che la gente abbia riconosciuto in me sempre la buona fede e l'integrità morale, e questi sono i valori su cui ci si deve muovere. La città ha scelto da chi vuole farsi amministrare, da chi vuole farsi guidare, ha scelto me, questo è un dato incontrovertibile, lo dicono i numeri. Adesso le forze politiche hanno la garanzia che possa essere la figura di equilibrio attorno al quale insomma, costruire il rilancio della città. E restando in provincia di Latina andiamo a Cisterna, anche qui per vedere il nuovo sindaco Valentino Mantini, che ha totalizzato il 55,40%, 44,60% invece per Antonello Merolla. Sentiamo. Abbiamo recuperato la relazione con i cittadini, ci abbiamo messo questa faccia, la faccia loro e la faccia nostra, e questo è il segreto della vittoria, parlare con i cittadini. Sporcarsi le mani, discutere. È una cisterna che ha bisogno di amministrazione, è una cisterna che ha bisogno di competenza, è una cisterna che ha bisogno di lavoro e competenza, non soltanto per chi andrà a gestire e a governare, ma per tutti i cittadini e le cittadine che hanno partecipato a questa elezione. Sezze invece ha scelto Lidano Lucidi come nuovo sindaco, ecco qui la percentuale totalizzata, 69,79% di voti, Sergio Di Raimo invece si è fermato al 30,21% il sindaco uscente. Sentiamo allora Lucidi in questa intervista. In 8 mesi abbiamo ribaltato un paese
penso che abbiamo scritto un pezzo di storia. Ci hanno dato la fiducia, ma adesso dipenderà da noi veramente dar seguito a quello che abbiamo promesso. Adesso il paese va ricostruito, come ho detto in tutte le occasioni. Va ricostruito moralmente, socialmente, economicamente. Noi, Sezza è diversa di quello che ci hanno descritto. Noi vogliamo riscattare il nome di Sezza e portarlo non in alto, in altissimo. A Formia vince Gianluca Taddeo, espressione del centrodestra, con il 50,13%, una vittoria al photo finish, mentre Amato Lamura ha totalizzato il 49,87%. Lamura annuncia anche il ricorso, ma noi in questo caso vogliamo sentire le prime dichiarazioni di Taddeo. Una vittoria che ci fa piacere aver recuperato. E faccio l'in bocca al lupo anche ai colleghi dell'opposizione per poter lavorare insieme su questa città, perché c'è bisogno di recuperare anche i rapporti di tutto. La campagna elettorale è terminata, quindi noi da oggi iniziamo a lavorare su questa città. Due invece i comuni andati al ballottaggio in provincia di Frosinone, Alatri e Sora. Partiamo da Alatri, anche in questo caso con la nostra grafica. Allora, ecco qui la percentuale totalizzata dal nuovo sindaco Maurizio Cianfrocca, 57,94%, 42,06% è invece la percentuale di voti totalizzata da Enrico Pavia. E allora, le dichiarazioni di Cianfrocca. Un grande grazie a tutta la città, tutti i cittadini hanno avuto fiducia in me. Vi ringrazio immensamente, lavorerò per tutta la città dal primo all'ultimo giorno. Questo ballottaggio ha confermato quanto di buono ci ha dato il primo turno. A Sora il nuovo primo cittadino è Luca Di Stefano, 55,60% di voti totalizzati in questa tornata elettorale. Eugenia Tersigni invece si è fermata con il 44,40%. Cosa ha intenzione di fare il nuovo sindaco? Lo sentiamo in questa intervista. La città ha premiato una squadra e un sindaco che hanno basato tutta la campagna elettorale sul rispetto, sull'adeguazione, sull'umiltà. Ecco, io credo che Sora adesso, io sarò il sindaco di tutti, e deve ripartire comunque nel ricucire il tessuto sociale e anche politico della città, perché non vogliamo più una Sora con le divisioni. Anzi, io cercherò in tutti i modi di integrare tutti quanti i cittadini ed anche tutte le forze politiche per iniziare ad essere Sora, perché era da troppo tempo che altri comuni comunque avevano preso possesso di questa città. Da oggi la città è tornata in mano ai sorani. Lasciando la politica, adesso ci concentriamo sul Covid, allora andiamo subito a vedere i primi dati che arrivano in redazione in merito ai contagi nelle ultime 24 ore. Latina provincia registra 22 nuove positività, 5 i casi a Fondi, 4 invece nei comuni di Latina e Aprilia, 3 a Cori, 2 a Sezze e 1 in questi altri comuni, Formia, Norma, Sonnino e Terracina. Nessuna vittima in provincia di Latina nelle ultime ore. La grafica di Viterbo e provincia, si registrano 31 nuovi casi, 6 a Viterbo, 5 a Ronciglione, 3 invece a Bagnoregio, Graffignano e Marta, 2 casi a Canino, Celleno e Monterosi e poi un caso negli altri comuni, Civita Castellana, Montefiascone, Oriolo Romano, Orte e Vetralla. Anche qui non ci sono state vittime, ma restando in tema e restiamo a Viterbo prima di andare a sentire l'assessore D'Amato, perché c'è una vicenda sulla quale stanno ora indagando i carabinieri con queste due buste, ognuna contenente un proiettile, lasciate nella cittadella della salute, dunque indirizzate alla farmacia e anche al centro vaccinale, al centro analisi. Queste due missive sono a firma di un sedicente gruppo Novax. L'attività di somministrazione dei vaccini del siero anti-Covid è stata sospesa per un giorno ed è ripresa questa mattina. Intanto le indagini vanno avanti. Ma come sta proseguendo il Lazio in merito alla vaccinazione? Quali sono i numeri, la percentuale e soprattutto anche il punto sul Green Pass, fondamentale adesso per recarsi al lavoro? Noi abbiamo sentito l'assessore D'Amato. Siamo a ottobre, siamo in autunno, la tanto temuta stagione per il Covid, visti i numeri, vista anche la campagna
vaccinale con la terza dose, a che punto siamo, come il Lazio sta gestendo l'emergenza? Beh, noi siamo oltre il 90% degli adulti con doppia dose, abbiamo iniziato la terza dose anche contestuale alla campagna del vaccino antinfluenzale. Io penso che quando arriveremo al 90% over 12 possiamo anche fare a meno del Green Pass, ecco, c'è un ultimo passo da portare avanti, ma credo che oramai siamo veramente molto vicini. Un importante incontro si è tenuto ieri presso la ASL di Rieti, restando in tema sanità, il Lazio che dona questo, il titolo di questo evento, e il tema è stato proprio la donazione del plasma in tutto il Lazio. Il Lazio che dona, è questo il titolo dell'incontro tenutosi a Rieti, organizzato da Takeda in collaborazione con l'ASL di Rieti e il Centro Regionale Sangue per discutere sulle donazioni di plasma nella nostra regione, non sempre note come risorsa preziosa per realizzare farmaci salvavita. Il plasma è ben noto ai donatori perché sono avvezzi, parlano molto con i centri trasfusionali, con le sedi di prelievo, quindi per la sanità pubblica deve essere un momento di riflessione. Aumentare una campagna di sensibilizzazione verso il plasma e anche il sangue, perché il plasma è sicuramente un'ottima fonte di farmaci innovativi per molte patologie salvavita nella popolazione internazionale e anche quella italiana. Se il consumo di farmaci plasma derivati e i pazienti che ne hanno bisogno sono in crescita, le raccolte di plasma sono in calo di circa il 6% nel Lazio. Colmare questo sbilanciamento può essere possibile. Ritengo che ci siano due piani di intervento, un piano di tipo economico e di programmazione, definendo obiettivi specifici da attribuire alle aziende, in primis per l'autosufficienza sovraziendale e sovraregionale, e un piano di organizzazione con la collaborazione delle strutture trasfusionali, e con queste intendo anche le associazioni e le unità di raccolta. Non ultimo, ovviamente, senza dimenticare la raccolta del sangue, che deve proseguire parallelamente alla raccolta del plasma, e al controllo dell'appropriatezza e del bilancio tra utilizzo di plasma derivati in conto lavoro rispetto a quelli del commercio. Circa l'80% del plasma donato viene inviato alle industrie farmaceutiche convenzionate, come Takeda, che con il suo stabilimento di Rieti è tra le migliori realtà produttive mondiali di plasma derivati, la cui produzione non raggiunge tuttavia ancora un'autosufficienza nazionale. Un obiettivo realizzabile però con alcune attenzioni. Si deve lavorare innanzitutto per migliorare e rendere più rapidi i processi di creazione dei nuovi investimenti. In particolare bisogna cercare di agevolare la creazione di un ambiente industriale e sociale attorno allo stabilimento, tale da poter attrarre rapidamente talenti nel mondo dell'industria, nel mondo della scienza. Il secondo aspetto molto importante è quello di sviluppare e rafforzare la partnership che già esiste fra l'industria e lo Stato, nel senso di creare questo contatto diretto tra la produzione, con tutta la conoscenza del processo, e le istituzioni, in particolare ad esempio portando un messaggio sempre più dettagliato all'interno delle scuole per poter attrarre i donatori del futuro. La cura di diverse gravi malattie dipende dunque in primo luogo dalla disponibilità dei cittadini a compiere un atto di generosità donando il plasma. La cronaca giudiziaria adesso con l'omicidio del piccolo Gabriel avvenuto il 17 aprile del 2019 a Piedimonte San Germano. La prima sezione della Corte di Assise di Appello di Roma ha annullato l'ergastolo inflitto in primo grado al padre del piccolo Nicola Feroleto ed ha così accolto la proposta di concordato avanzata dalla difesa con il consenso da parte della Procura, concedendo all'imputato la riduzione della pena passata così dall'ergastolo a 24 anni di carcere. L'udienza invece d'appello per la madre del piccolo, Donatella Di Bona, condannata in abbreviato a 30 anni, non è stata ancora fissata. Un ragazzo, lo vedete alle mie spalle, di 18 anni, originario di Roma, residente nel quartiere di Cinecittà, è stato trovato senza vita sotto al ponte di Ariccia, il cosiddetto ponte del suicidi.
Il ragazzo era scomparso da casa domenica mattina, la denuncia da parte dei genitori del 18enne e i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche. Il corpo è stato trovato ieri sera sotto al ponte, grazie soprattutto al cellulare che è stato localizzato dai militari. Ancora cronaca dalla capitale, perquisizioni anche a Roma nell'ambito di una complessa indagine della Digos di Napoli e della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno. Sono in totale 26 gli indagati per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. E c'è stata una truffa immobiliare da 250.000 euro nella capitale. 5 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza erano riusciti, tramite un regolare atto di compravendita davanti ad un notaio estraneo ai fatti, ad ottenere questo prezzo pattuito. Vendono una casa non loro ed incassano 250.000 euro. 5 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Roma. A far scattare le indagini sono state le denunce presentate da diverse persone, in tempi diversi ma relative allo stesso appartamento situato nella capitale. Le investigazioni hanno consentito di ricostruire una sofisticata truffa realizzata nell'arco di diversi mesi ai danni di una famiglia intenzionata ad acquistare la prima casa. L'annuncio di vendita su un noto sito web era stato pubblicato da un sedicente agente immobiliare, Mario Mattei, di 58 anni, il quale curava i rapporti con gli aspiranti acquirenti. L'uomo, con la complicità di una donna, Nagla Ala Grebi, di 45 anni, la quale grazie ad un documento contraffatto si spacciava per proprietaria dell'appartamento, era riuscito a stipulare un regolare atto di compravendita dinanzi ad un notaio all'oscuro della frode e ad ottenere il prezzo pattuito di circa 250.000 euro. Somma poi fatta sparire dal conto corrente appositamente aperto, sfruttando la falsa identità della donna, tramite prelevamenti in contanti e 2 bonifici effettuati a favore di altrettante società. Gli approfondimenti dei finanzieri condotti nei confronti di questi ultimi 2 hanno consentito di disvelare l'attività di monetizzazione di proventi derivanti da attività criminosa svolta da un trio composto da Massimo Mannarà, 60 anni, Francesco Carpentieri, 57 anni e Mario Bazzurri, di 56. Tramite prelevamenti di denaro in contante, i soldi tornavano in breve tempo a chi aveva disposto i bonifici. I 5 sono indagati per falso ideologico, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, possesso di documenti falsi, riciclaggio e autoriciclaggio. Ed anche una rete di imprese del Reatino è finita nell'operazione della Guardia di Finanza di Padova, che ha portato al sequestro di oltre 700 tonnellate di pellet contraffatto. Un network di imprese ed un dominus della frode di nazionalità italiana, attivi nella provincia di Rieti e dediti al commercio di pellet non sicuro, contraffatto o falsamente dichiarato come certificato. Nell'ambito delle operazioni per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale della Guardia di Finanza di Padova, i militari hanno dato avvio all'operazione denominata Guasta Provvista. Dopo aver individuato inizialmente in Veneto una serie di operatori economici impegnati nella commercializzazione della merce proveniente da produttori dell'Est Europa, sono state eseguite diverse perquisizioni dopo le quali si è proceduto al sequestro di oltre 350 tonnellate di prodotto e di 2 autobotti dotate di speciali sistemi di erogazione a destino. La considerevole mole di prodotto sequestrato nella prima fase dell'operazione ha spinto gli investigatori a concentrarsi sull'individuazione di altre società estere produttrici dell'ecocombustibile e di altri clienti italiani. A riguardo, particolarmente significative sono state le operazioni di perquisizione e sequestro svolte nel mese di settembre sotto la direzione della Procura della Repubblica di Rieti nei confronti di un network di imprese attive nelle province di Rieti, Terni ed Ancona e di un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto il dominus della frode commerciale, fittiziamente residente nella Repubblica Slovacca, che in qualità di rappresentante legale e socio unico di una società di diritto slovacco aveva messo in piedi nell'Italia centrale, in totale evasione d'imposta, una florida attività di commercio di pellet contraffatto.
L'operazione che ha consentito di ritirare dal mercato 700 tonnellate circa di ecocombustibile non sicuro testimonia l'azione della Guardia di Finanza nella tutela del mercato, dei beni e dei servizi per limitare la diffusione di prodotti non conformi e contrastare i pericolosi fenomeni distorsivi della concorrenza nell'interesse di tutte quelle imprese che operano nella legalità. Cronaca sempre dalla capitale, perché sono stati multati i titolari di due ristoranti a Trastevere per carenze igieniche. I carabinieri della compagnia insieme ai colleghi del NAS hanno effettuato questo servizio straordinario di controlli e i titolari dei due ristoranti sono stati sanzionati per complessivi 2.000 euro per carenze igieniche riscontrate soprattutto nei locali cucina. Ancora dalla capitale, trovati in possesso di numerose carte di credito e anche documentazione intestata a terze persone, oltre a circa 16.000 euro in contanti, i carabinieri hanno arrestato tre persone di 37, 42 e 43 anni. Invece a Pontecorvo i carabinieri hanno identificato e denunciato per truffa un 28enne della provincia di Monza Brianza. Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia di un 35enne di Pontecorvo e hanno permesso di accertare che l'indagato, dopo aver messo in vendita biciclette e parti di ricambio delle stesse su Telegram, era riuscito a farsi consegnare 14.000 euro tramite 4 bonifici su 2 conti correnti a lui intestati per poi non consegnare la merce. Sono stati invece identificati e denunciati dalla polizia i 4 autori del pestaggio avvenuto alla fine dell'estate in un locale del centro di Tivoli. Tra le 4 persone anche uno dei soci dell'esercizio commerciale ed il locale adesso è stato chiuso per 7 giorni. Ancora con la cronaca da Cisterna, sono 6 le persone denunciate dalla polizia per la violenta rissa avvenuta domenica pomeriggio. Si tratta di 3 cittadini di nazionalità pakistana ed altrettanti di nazionalità romena. 4 di questi 6, 3 pakistani ed un romeno, sono anche finiti in ospedale con delle ferite, i colpi di bottiglia tra gli stranieri. Gli incidenti stradali con un sinistro che si è verificato questa mattina sulla A12 Roma-Civitavecchia, notevoli le ripercussioni al traffico veicolare, sono state registrate lunghe code tra Civitavecchia Sud e Santa Severa a causa di questo sinistro al chilometro 50. Disagi questa mattina anche sulla Pontina nel territorio di Latina per un incidente che ha visto coinvolti dei mezzi pesanti, 3 le persone ferite e trasportate in ospedale sul posto per i rilievi la polizia stradale di Aprilia. E poi un altro incidente che si è verificato invece a San Giorgio al Liri, un frontale tra 2 vetture sulla regionale 630, i conducenti feriti sono stati trasportati al Santa Scolastica di Cassino ed è rimasto ferito in questo incidente anche un carabiniere fuori servizio, anche qui per i rilievi la polizia stradale. Ma restando nel Frusinate, parliamo anche di quella che può trasformarsi adesso in una vera emergenza rifiuti, perché chiude temporaneamente a partire da giovedì la SAF di Colfelice, questo perché sono state trovate delle tracce di zinco nei rifiuti indifferenziati. La SAF, la società che gestisce lo smaltimento di rifiuti in provincia di Frosinone, ha inviato una nota ai sindaci a firma del presidente Lucio Migliorelli e del direttore tecnico, l'ingegner Roberto Suppressa, in cui si comunica la sospensione provvisoria del servizio a partire da venerdì prossimo 21 ottobre. A seguito di un campionamento, si legge, eseguito lo scorso 5 ottobre, in contraddittorio con ARPA Lazio, i laboratori hanno rilevato alcuni risultati superiori ai limiti di legge, anomali in relazione al parametro di zinco. Per questo la SAF, non potendo conferire in discarica a Viterbo i rifiuti residui dal proprio processo di trattamento, ritiene indifferibile sospendere provvisoriamente i rifiuti in ingresso da parte dei comuni. Nel frattempo sono state avviate tutte le verifiche tecniche ed indagini analitiche finalizzate ad individuare la causa di tale anomalia.
tenuto conto che il processo di trattamento meccanico-biologico svolto dall'impianto di Colfelice non è tale da determinare l'insorgere del valore dello zinco. La SAF, si legge ancora, non è in grado di fornire un'ipotesi univoca in ordine all'origine e alla causa di tale anomalia. La società si sta attivando però per individuare degli sbocchi per conferire i rifiuti in altri impianti, anche fuori regione, per non paralizzare la raccolta rifiuti in provincia di Frosinone, che subirà inevitabilmente disservizi. La riapertura dell'impianto totale o parziale, auspicano dalla SAF, potrà avvenire nel giro di 10, massimo 15 giorni. Cambiamo argomento, andiamo a Fondi. Grande successo per la serata che si è tenuta al Chiostro di San Domenico, dedicata alla poetessa di Fondi, Sara Daniello. È andata in scena nei giorni scorsi a Fondi, nella splendida cornice del Chiostro di San Domenico, una serata dedicata alla poetessa fondana Sara Daniello. Molti gli artisti intervenuti, tra i quali i maestri Elio Polizzi e Gabriele Pezzone, il regista e attore Pino Amendola e l'attrice Annalisa Favetti in un monologo su Lady Diana. Io scrivo dal 2017 e per me la poesia è un'esperienza intima. È un'esperienza perché non può essere giudicata ex ante ed è intima perché non è personale, può non avere cenni autobiografici. E la poesia ha un effetto catartico, può averlo, oppure può essere un urlo atroce che scivola tra le parole, o ancora una culla che adagio oscilla tra i versi. E inoltre volevo fare un ringraziamento speciale alla mia famiglia e a tutta l'organizzazione e agli artisti che hanno reso speciale questa serata. Sono stato chiamato, essendo un compositore di musica da film, per accompagnare le poesie di questa giovane poetessa Sara Daniello, che veramente ha un modo un po' diverso di scrivere. Fatto sta che voglio pensare di fare, essendo anche un produttore di cantanti, di darla a una mia prossima artista, che tra l'altro si è esibita anche nel concerto, che si chiama Sofia, perché si prestano anche ad essere dei testi che potrebbero diventare delle bellissime canzoni. Una grande emozione per la giovane età della poetessa, per il valore dei componimenti poetici e perché di per sé è una ripartenza di tutto il mondo culturale, quindi che parte appunto da una giovane artista è un segno di speranza, soprattutto in tempi come questi. Sono poesie molto intense, molto belle, che tirano fuori grandi sentimenti, come nel monologo mio di Lady Diana. Quindi, nel senso, sono molto felice di portare questa Lady Diana, che è un percorso nell'aldilà surreale, che parla dei suoi sentimenti, perché è una donna comunque che cerca sempre la sua libertà e anche nell'aldilà, e quindi cerca sempre di riprendersi lo scettro della vita. A Fondi per una serata straordinaria, una serata d'arte in senso lato, musica, teatro e soprattutto per celebrare la poesia di Sara Daniello, una giovane poetessa molto apprezzata e soprattutto molto premiata. La serata si è svolta con la magistrale e attenta regia di Beatrice Polizzi. Il verso giusto in poesia di Sara Daniello in una città d'arte come Fondi è stato facile mettere insieme tutte queste arti, perché Sara esprime emozione e quindi completa questo spettacolo al Chiostro di San Domenico, meraviglioso, e abbiamo proseguito lo spettacolo con le poesie anche al verso giusto. Ci fermiamo qui, un piccolo intervallo pubblicitario, a tra poco per lo sport, restate con noi. C'era un sogno che era Roma.